Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, bentornati sul canale, forse dovrei dirlo un po' più a me, bentornata sul canale, comunque dimentichiamo tutto e niente, eccoci qua con un nuovo video che aspettavate da un sacchissimo, chi mi segue da poco, più o meno da giugno, quindi sono solo 3 mesi, per tutti gli altri invece ho incominciato a parlarvi di questo studio, credo 2 o 3 anni fa, quindi sì, l'attesa è stata infinita, me ne rendo conto, ma comunque avendo poco tempo ho dovuto realizzare un pochino per volta nei piccoli spazi di tempo che avevo disponibile tra una cosa e l'altra. Tutto quello che vedrete l'ho realizzato io o comunque l'ho recuperato con vecchi materiali, ho riciclato, restaurato, insomma. Tutto fatto da me per quel che sono riuscita a fare, quindi se state cercando un risultato straordinario non è questo il video. In realtà non è ancora finito proprio completamente del tutto perché ci sono ancora un paio di cosine che vorrei sistemare perché non ho ancora trovato la sistemazione giusta o comunque non mi convince o non ne sono sicura, quindi dovrò fare un paio di prove e magari per questo potreste aiutarmi voi. E niente, direi che è arrivato il momento di cominciare a mostrarvi finalmente lo studio, la stanza dove andremo a creare un sacco di cose insieme per quest'anno e anche per tutti i prossimi anni. Dunque, appena entrati, subito alla sinistra ho posizionato questa tenda super colorata che in realtà non era altro che una tenda che avevo realizzato per il compleanno di mia figlia. Siccome non volevo buttarla via, ho deciso di posizionarla in studio. Poi qua nell'angolo c'è da sempre il bidone con tutti i rotoli di carta. Sono molto alti, quindi non posso inserirli dentro un armadio, ma devono per forza rimanere fuori. Non so bene dove posizionarli, sono ancora qui. Questo era il mio pannello LED che avevo realizzato in un video, un pannello che amo e che adoro e che mi è piaciuto tantissimo. Ma i miei gatti l'hanno scambiato per un albero e ci si sono arrampicati sopra e me l'hanno completamente, totalmente disfatto. Sapevo quando lo stavo realizzando che non sarebbe stato molto resistente, però non avevo calcolato che i miei gatti potessero lanciarsi sopra e distruggerlo, ecco. E questo pannello l'avevo tolto come sfondo dei video perché in fase di editing e in fase di registrazione mi modificava i colori, cioè della pelle, degli oggetti, quindi alla fine ho dovuto toglierlo, ma l'ho tenuto qui perché penso di riciclare i vari pezzi e riutilizzarlo per realizzare qualcosa di nuovo che ho già in mente da un anno. Mi manca solo il tempo per realizzarlo, ma che penso che sia davvero. Questa è una scatola dove all'interno ho posizionato tutti i fogli di carta, i cartoncini, carte decorate, carta da scrapbook, carta per gli appunti, insomma tutte le carte possibili e immaginabili le ho posizionate dentro questa scatola e l'ho momentaneamente posizionata qui perché sono di quei materiali che utilizzo più spesso e quindi mi servono molto a portata di mano, però pensavo di spostarli poi in un'altra zona che vi mostrerò dopo. Dunque, girandoci verso sinistra, arriviamo al punto in cui mi vedete registrare, quindi lo sfondo dei video. Quella lì è una vecchia poltroncina che ho semplicemente ricoperto con una coperta di quelle tutte pelosine bianche. Qui ho realizzato tutto questo sfondo con volevo realizzare delle edere, ma ci mettevo troppo tempo e come sapete io non ne ho e quindi sono andata sul veloce ed economico e ho realizzato tutte queste foglie con del cartoncino verde e le ho incollate su uno spago e poi le ho attaccate sullo sfondo come fossero appunto una pianta di edera. Vedo adesso in realtà che non le ho attaccate bene, quindi dovrò dargli una sistemata per renderle insomma un po' più armoniche e l'ho realizzata seguendo i vostri consigli. Sullo sfondo c'è la rella di bambù, questa rella di bambù ha una storia infinita perché quando ho deciso di
realizzare lo studio mi è venuto in mente di fare questo sfondo con la rella di bambù e indovinate io quando mi decido di prendere una rella di bambù, ma ovviamente all'inizio dell'autunno, quando praticamente avevano rimosso dai negozi tutte le cose dell'estate e quindi queste non erano più disponibili e ho dovuto aspettare fino alla primavera successiva per trovarle di nuovo. In alto potete trovare le due luci che mi servono appunto per registrare i video e fare in modo che il tavolo sia ben illuminato, in modo che riusciate a vedere bene cosa sto realizzando. Questo qui ha l'ombrello e questo qui no, per il semplice motivo che se mettessi l'ombrello anche qui ci andrei a sbattere la testa ogni volta che passo, quindi 50 volte al giorno. Sempre in alto, questa luce purtroppo non sono riuscita a rimuoverla, quindi magari cercherò di coprirla in qualche modo, ma non mi interessa più di tanto perché nei video non si vede. Però sul soffitto, non so se si vedono, perché mi sembra che lampeggia tutto, vabbè, vedrete forse qualcosa. Ho attaccato questi fili di lucine che creano un'atmosfera davvero molto molto carina. Scendendo verso il basso, qui trovate quello che è il mio tavolo da lavoro con tutte le cosine che mi servono: carte, matita, forbice, colla, il quaderno degli appunti che sto seguendo per realizzare questo video, la tovaglia dove realizzo i progetti fai da te e questo è lo sgabellino dove mi siedo quando realizzo i progetti fai da te. E sì, adesso mi siedo su questo sgabellino mentre prima mi sedevo su un cuscino, e solo che stando lì diverso tempo mi ritrovavo con le gambe completamente morte, cioè non le sentivo proprio più. E quindi sì, stando diverse ore seduta sul cuscino mi si informicavano completamente le gambe e ho deciso che dovevo trovare una soluzione e ho optato per questo sgabellino che non è comodissimo perché ho il tavolo molto basso se utilizzo lo sgabello rispetto a quando utilizzo il cuscino, ma a me piace creare i progetti sul pavimento e stare seduta a terra e stare comoda, però mi sono resa conto che quando lo faccio per diverse ore non è possibile, quindi diciamo che alterno il cuscino allo sgabello. Questo è il famoso baule che ho utilizzato come tavolo per realizzare tutti i miei progetti fai da te fino ad un anno fa. Poi un anno fa c'è stato il ristauro, diciamo così, il makeover del mio baule, dove ho scelto di dargli un nuovo utilizzo. Quindi da tavolo è diventato il mio armadio e è la cosa migliore che avessi potuto fare. Tra l'altro, realizzare questo armadio è stato incredibile. E se volete, lasciate uno scritto sotto nei commenti. Ho registrato tutte le clip, quindi se volete posso editarvi il video su come trasformare un baule da baule a armadio. Sopra il baule ho aggiunto degli oggetti, una targhetta con scritto Handmade with Love, il calendario che sì, è fermo al 15 giugno, che è praticamente la data in cui ho registrato l'ultimo video qui dentro, anche se durante l'estate ho continuato a registrare i video e quelli però li ho registrati tutti di sopra sulla mia scrivania, perché comunque avevo il pensiero di registrare e di editare, ma non avevo il tempo. E due bottiglie che poi andrò a riempire in base alle stagioni, insomma, per decorare lo studio. Ma andiamo adesso ad aprire il baule. Sono così fiera di questo baule, mi piace un sacco come l'ho realizzato e il risultato finale. Ovviamente non è perfetto, come vi dicevo prima, perché sono tutte cose fatte con materiale di riciclo, ma mi rendo conto che è utilissimo e sì, anche il risultato finale, dai, non è male. Quindi, dopo averlo rivestito soltanto a pezzi, perché uno ho finito la carta da parati e due mi impiegava più tempo di quello che avevo disponibile, ho incominciato a realizzare l'interno e alla fine
Dopo mille e mille prove e tentativi, il risultato finale è questo. Dunque, da questo lato, con delle cassette di legno, ho realizzato una sorta di scaffalatura dove all'interno ho posizionato tutti i materiali che utilizzo più di frequente, quindi colle, forbici, penne, pennelli, colla a caldo e quaderni degli appunti, gomme, temperini, puntine. E qua sotto ci sono altri colori, dalle tempere agli acrilici, insomma, diverse tipologie di tempere e vernici. Mentre da questo lato ho posizionato qua sotto tutti i rotoli di carta più piccoli, tipo carta crespa, carta adesiva, carta da pacchi. E qui tutti i nastri, i fili, gli spaghi. Dunque, qua c'è il baule, ci spostiamo ancora. Ci spostiamo ancora sull'ultima parte dello studio, sull'ultima parete da vedere. E qui ho posizionato delle altre cassettine di legno, che sempre riciclate, che ho rivestito con della carta colorata. Me ne mancano alcune perché volevo farlo con voi in un video. Ed etichettate con delle etichette a caso, che in realtà però sono molto carine, ma penso di anche queste di sistemarle più avanti, insomma. Le cassette contengono materiali, per esempio qua ci sono i contenitori vuoti per realizzare le ricette cosmetiche, qua ci sono tutti i materiali per i braccialetti, le perline, da questo lato ci sono delle vecchie candele che utilizzo sempre per riciclarle e realizzare delle nuove candele. Qui ci sono oggetti di riciclo a caso che ho tenuto perché ho sempre in mente di realizzare dei video, bisogna sempre vedere se ho il tempo. E qua ci sono le materie prime per i detersivi. Le materie prime per i cosmetici sono da un'altra parte. Ah, eccole qua, sono nell'angolino. Queste, e qui c'è una cassetta di robe a caso che mi servono comunque per spesso per realizzare il video, tipo il phon per asciugare più veloce i colori alla colla, il ferro da stiro, insomma cose a caso. E in più qua ho lasciato anche un po' di spazio vuoto perché utilizzo per quando edito i video. Perché spesso li edito qui quando ho bisogno di stare tranquilla e fare le cose abbastanza velocemente, li edito qui, quindi utilizzo questo un po' come scrivania dove creo i vari contenuti, sia il prima che il dopo la registrazione. E infine, spostandoci ancora un po' verso sinistra, c'è l'ultimo pezzettino dello studio, che è questo vecchio armadio. In realtà per lo studio non serve perché qui dentro ci sono cose personali, insomma, che tengo all'interno per non perderle o buttarle via, dove ho appeso questo. Vabbè, adesso c'è un incrocio di fili perché non devo registrare il video, in genere sono messi peggio, quindi non fateci tanto caso. Comunque, dove ho appeso questo portaoggetti in stoffa che, beh, penso eliminerò perché è da tanto che non lo uso più, lo utilizzavo all'inizio quando il mio baule era ancora un tavolo, e poi questa che è la mia lavagna dove vado a organizzare e progettare e appendere la tabella di pubblicazione dei video. Questi invece, ci tenevo a farveli vedere, sono i progetti che avevo disegnato per realizzare questo studio. La spinta finale per la realizzazione di questo progetto è arrivata da mio figlio, che quando ha visto i disegni ha detto: "Wow, mamma, lo devi assolutamente realizzare." E quindi sì, lui alla fine è stata la spinta, quella vera, che mi ha detto: "Ok, Selena, lo devi fare." Alla fine il risultato finale, quello che vedete qui sul video, è un mix dei due disegni. Manca questa parte qui dove ci sono due scatole, una pianta che volevo sistemare al posto del baule a fianco della poltroncina, ma che appunto devo ancora realizzare perché non ho avuto tempo. Volevo modificare queste due cose, quindi sistemare al mio fianco le due cassette di legno con una pianta verde in modo da realizzare uno sfondo più bello,
Ma sono un po' indecisa perché questo l'avevo posizionato qui proprio per tenerlo vicino, perché all'interno, come avete visto, ci sono tutti quei materiali che utilizzo più spesso. Non farebbero tanta strada perché andrebbero dall'altro lato, dove avete visto i tubi di carta. Niente, a questo punto aspetto il vostro consiglio. Secondo voi il baule è meglio qui, a portata di mano, o lo sposto dall'altro lato e qui faccio uno sfondo più bello? Aspetto le vostre risposte nei commenti. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Se volete vedere come ho realizzato i vari progetti fai da te per realizzare lo studio, fatemelo sapere, perché comunque ho registrato tutte le clip e ve le farei vedere in un unico video, spiegando velocemente tutti i passaggi, oppure in diversi short. Fatemelo sapere voi anche questo, nel caso vogliate vederli, appunto. E niente, se volete sostenermi, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qui sotto e condividetelo con chi volete. E niente, con questo è tutto, ci vediamo prestissimo con tutti i nuovi video per questo nuovo anno. Come ogni settembre sapete che ci saranno delle novità, ma non vi spoilerò nulla, poi mi farete sapere, insomma, se questa nuova tipologia di video vi piacerà oppure no. Ciao!